Ciao Agliu, ciao, buonasera a tutti, buonasera. Facciamo questo nuovo video. Ragazzi, non ho fatto il video mercoledì di Champions perché ho avuto dei problemi. Però, diciamo, prima che inizio il video, come al solito, voglio fare tutti i saluti a tutte le persone che mi seguono. E non voglio mancare nessuno perché non dico i nomi perché sennò va a finire che qualcuno la prende a male. Comunque vi saluto a tutti quanti. Allora, al nuovo video. Come vi stavo dicendo, mercoledì non l'ho fatto perché dopo, diciamo, verso le 3, 3 e mezza di mercoledì ho avuto un incidente sul lavoro, un incidente col camion. Per la grazia di Dio non è successo niente, sto bene e non ho visto la partita della Juventus. E, diciamo, ho visto gli highlights, ho visto anche un po' la sintesi per approfondire meglio la partita e ho visto veramente una grande Juventus, proprio sulla prestazione, sul gioco e sulla prestazione. Però vi dico la verità. A me quella partita lì, come mi puzzasse un po' di bruciato, mi puzzasse un po' di biscotto, perché ragazzi, ma guardando le due partite che la Juventus ha fatto lì in Inghilterra col Manchester e questa qui, la Juve di Manchester e questa è stata più, diciamo, precisa, sempre nel gioco e sulla prestazione, però più precisa sottoporta. Ha avuto meno occasioni, però là l'ha sfruttata bene. Qua ne ha avuto di più, ma non le ha sfruttate. Però gli ultimi 5 minuti come bandiera bianca, siccome fosse arresi, perché ma in un torneo come da Champions, ma la Juventus già completa 9 punti, 3 partite, 9 punti, facendo la quarta di ritorno a Torino. Chi può aiutare a passare il turno, secondo voi? L'unico favore che può fare al Manchester, può mai andare il Valencia o gli Young Boys? Per me quella partita lì l'ho visto come puzza di bruciata, come il classico biscotto. Uno vale l'altro, uno che si può aiutare. Perché conoscendo la Juventus e la qualità che ha la Juventus, specialmente tutte quelle palle colle che hanno avuto, se vinceva 5-1 non rubava niente, 5-1 proprio. E invece abbiamo fatto il classico favore a Mourinho, non so, tra virgolette, per l'anno prossimo, ma io spero di no, spero di no, se mi avete capito. Poi tornando alle partite di oggi, però prima di dire queste di oggi, proprio è il classico che quando la Juventus o pareggia o perde fa notizia. E i topi di fogna, io li chiamo topi di fogna, subito escono fuori, ma non per fare il classico sfottò che può essere sportivo, ma proprio ti fanno proprio arrabbiare, proprio vengono fuori con quel che ti istigano. Proprio perché non aspettano loro perché la Juve perde perché devono fare il video. Che poi, alla fine dei conti, come dico sempre, che i conti si fanno alla fine del campionato. E sono sempre quelle persone che muoiono con le mosche in mano, che non vincano un cazzo da 10 anni. Poi non vi dico, poi gli interisti, i prescritti di merda. Quei prescritti di merda, dopo che la Juve ha perso in Champions, no? Hanno fatto balletti come un'altra stronza su YouTube, si è messa la parrucca azzurra che cantava José Mourinho, che poi cosa ha fatto oggi a Bergamo? Ha preso 4 papine. Allora, vedete? Ragazzi, voi dovete imparare che quando vi parlate male della Juventus o fate sfotò sulla Juventus, tutto quello che dite o fate vi ritorna tutto contro, tutti i diti, mentre la Juventus
continua a marciare, continua a marciare, sempre più forte, e voi lo prendete sempre nel culo. Comunque, tornando alle partite di oggi. Le partite di oggi, ho visto la partita, diciamo in generale, non ho visto, diciamo in generale, ho visto quella partita del Napoli, quella lì l'ho vista tutta. Ragazzi, sono 10 anni a questa parte che quando si gioca Genoa-Napoli o Napoli-Genoa, e per il Napoli sono 10 anni a questa parte che non sono 38 partite all'anno, sono 36. Sono 36 perché quando il Napoli gioca con Genova, là è vittoria sicura. Là c'è una cosa incredibile, vittoria sicura. Ma come si fa, ma come si fa da parte del Genova prendere 2 gol in quella maniera? Ma, quella, ma quando gli avete dato a quel giocatore per fargli fare quell'autorete? Ma che stiamo scherzando? Dai! Allora, togliamo queste partite di mezzo con Genova. Si vede che voi avete il gemellaggio con Genova, lasciamo stare. Voi fate 36 partite all'anno, noi facciamo 38, come al solito, voi 36. Perché si è visto, perché tutte le partite che ogni squadra gioca con la Juve, caccia l'anima. Caccia l'anima. Poi dicono che si scansa, ma che si scansa? Tutte caccio l'anima, tutte. Quando il Genova gioca con Napoli, 2 all'anno, sconfitta a Genova, sconfitta a Napoli, sconfitta a Genova, sconfitta a Napoli. Non, se Genova avesse fatto, non dico assai, ma buone, un'altra mezz'ora buona come ha fatto il primo tempo, secondo me la vittoria a casa la portava, pure il pareggio, ma la vittoria la portava. Invece proprio ha mollato, proprio il secondo tempo, gli ultimi 10 minuti ha mollato. Comunque, lasciamo stare così, va bene così. Per la contentezza dei tifosi del Napoli, va bene così, va bene così. Poi ho visto, diciamo, un po', non ho visto la partita della Juventus stasera con il Milan, ho visto gli ultimi 20 minuti, proprio il gol di Cristiano Ronaldo. Diciamo, ho rivisto un'altra volta la sintesi più gli highlights. Ma allora, tornando sul fallo di mano di Benatia, diciamo, quello è un fallo di mano con la regola che noi, diciamo, bisogna valutare se il fallo di mano è intenzionato oppure no. Non intenzionato. L'arbitro ha deciso che non era intenzionato, però è stato aiutato dal VAR perché gli è stato dato il calcio di rigore dal VAR. Però certe regole vanno anche rispettate, perché bisogna capire se regole come bisogna fare, perché se era la regola vecchia, quella lì era calcio di rigore, ammonizione e espulsione per Benatia, perché siccome che stanno sempre a cambiare regola ti mandano in confusione e non riesci a capire veramente come bisogna rispettare queste regole sui falli di mano, sui calci di rigore e compagnia bella. Però se vedete l'azione bene, perché Higuain stoppa male la palla cambia direzione, e una volta che cambia direzione quella palla lì, se Benatia non la prende con la mano, quello è un pallone perso, è perso. Però siccome che Benatia prende involontariamente quella palla, la prende con la mano, la palla rimane lì. L'arbitro ha valutato che non era intenzionato a fermarlo con la mano, però il VAR ha deciso di dare il rigore. Dato il rigore, grande Szczęsny. Grande Szczęsny, l'ha parato, l'ha diviato sul palo. Grande. E rispondendo sempre a un signore down, che è un down, che offende Higuain, un grande campione come Higuain, che io desiderei al massimo che tornasse a Torino nella Juve, desiderei al massimo che tornasse la Juve un'altra volta, perché dobbiamo ringraziare a Marotta la stronzata che ha fatto di dargli al Milan, grazie a Marotta. Comunque, e volevo rispondere a questa, no, Higuain era grande per te se segnava il rigore, perché doveva farti il piacere a te, perché doveva segnare il pareggio, perché tu dovevi accorciare la classifica sotto di noi, invece no, tu l'hai preso nel culo, e che ti sia un incubo
durante la notte e che te le suonò. E invece Higuaín, grazie al grande campione che è, l'ha tirato, Szczęsny, forte portiere, l'ha parato, va bene così. Sono rigori che si segnano e si sbagliano. Per te lo vuoi chiamare Igualodo, come lo cazzo lo chiama tu, però l'importante, non l'ha segnato, questo è l'importante. Questo è l'importante, capito? Né scemo, né scemo. L'arbitro gli dice, non sai nemmeno parlare, tu non sai nemmeno parlare. Ha disegnato, i disegni si fanno a scuola. Se vuoi usare un linguaggio, parla bene in italiano, come l'altra volta. Tu ti credi che i video che hai fatto l'altra volta, aspetta, che riguardo di che parlava, dello scudetto e sono, non ti preoccupare che noi abbiamo capito cosa intendi. Tu arrivi al secondo posto, che anche in un secondo posto fa solo non vince mai niente e non vincerai mai niente. E hai solo guarda, e hai speri, e hai guarda, e hai speri, e hai guarda. E poi un messaggio agli interisti, a quei cari interisti che hanno goduto in settimana per la vittoria del Manchester United. Ragazzi, mi sapete dire cosa ha fatto il Manchester United contro il City? Grande Mourinho, il Glutam! Ha preso tre palloni, tre. Noi abbiamo vinto a Milano 2-0. Lui ha preso tre palloni dal City. Che figura è merda. Come? Che ne ha fatta, ma non è così. Interisti di merda. Com'è? Oggi niente mano così. Com'è? Le orecchie sono otturate, non sentite niente. Le orecchie sono otturate, otturate. Che è? Non sentite niente. A Bergamo? Cari interisti, quattro papine. Ragazzi, la Juventus marcia sempre forte. E poi un'altra cosa, se per qualcuno l'ammonizione poteva essere doppia ammonizione per Benatia, espulsione, come ha detto il signor Gennaro Gattuso, non troviamo scusanti perché abbiamo perso, perché l'arbitro non ha cacciato fuori Benatia per la seconda ammonizione. Abbiamo preso il secondo gol da Polli. Da Polli. E questo fa merito a un grande allenatore come Gennaro Gattuso. Avete capito? Mo' chissà quante stronzate volete dire. C'era o non c'era l'ammonizione, c'era o non c'era l'esplosione. Voi vate ad attaccare solo a una cosa. Solo a una cosa vi dovete attaccare. Anti-juventini di merda. A quello lì, proprio per non essere volgare, capite a me? Vada ad attaccare a quello lì, vi dovete attaccare tutti e vi dovete veramente. Vada a fare tutto il campionato così, tutto il campionato. Comunque, ragazzi, vi saluto con una buona serata a tutti. Sempre forza Juventus fino alla fine e siamo i più forti. Siamo i più forti. E poi vi dico un'altra cosa, questa qua è una Juventus che da marzo in poi, ricordatevi, marzo, aprile e maggio, in questi 3 mesi, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, perché il signor Cristiano Ronaldo, come sempre negli anni, e lo sapete pure meglio di me, a Madrid, in questi 4 mesi ha portato sempre gli alti e bassi, sempre alti e bassi. Cristiano Ronaldo, la sua, diciamo, temperatura ambientale, il suo clima ambientale, non lo so, è dalla primavera in poi. Quel ragazzo si trasforma, l'ha dimostrato anche a Madrid. E poi vediamo da marzo in poi, faccio vedere ancora di più Cristiano. Ragazzi, ci divertiamo, è il calcio spettacolo, ci divertiamo. E poi stavolta, diciamo, non vorrei dare sempre la classica colpa di Allegri, anche se a me non mi piace. Porto sempre quella logica: finché i risultati danno ragione all'allenatore, bisogna stare zitti e andare avanti. Ragazzi, ancora un saluto a tutti quanti. Non voglio dimenticare nessuno di voi. Vi voglio bene tutti quanti, vi tengo nel mio cuore e ancora. Mi è fatto piacere di fare ancora questo video e stare con voi, anche se mercoledì ho fatto una bella paura e un bel incidente.
Ragazzi, vi saluto, buonasera a tutti e forza Juventus fino alla fine. Ciao a you, ciao, buonanotte, ciao.